Ciao a tutte e ben ritrovate sul mio canale. Rieccomi nuovamente con un video, finalmente. In effetti manco da un pochino. Insomma, chi mi segue su Instagram sa che non è stato uno dei periodi migliori che abbia passato. In effetti è da settembre più o meno che ho, diciamo, su per giù qualche problemino, però per fortuna tutto si sistema. Bisogna solo avere un po' di pazienza, tantissima. Avrò modo di raccontarvi tutto magari in un mi preparo con voi, dove insomma mi trucco e chiacchieriamo un pochino. Qui invece voglio farvi vedere gli ultimi acquisti del periodo. Non ricordo esattamente che periodo sia, ho perso la cognizione del tempo. Vi faccio vedere comunque qualche, diciamo, new entry e un ultimo regalino di oggi che ho visto la mia amica Steffi, quindi vi faccio vedere tutto appunto in questo video e poi insomma ci aggiorniamo per le chiacchiere e i pettegolezzi. Qui regna il caos totale, purtroppo appunto in questo periodo ho qualche difficoltà a tenere tutto a bada, non riesco a seguire più o meno tutto, quindi diciamo che per ora va bene così, poi ci saranno tempi migliori, si spera. Insomma, conto di non perdere mai il sorriso perché è quello che ci dà la carica, è quello che ci fa andare avanti, quindi partiamo subito. Allora, parto subito, non credo di avervela fatta vedere nell'ultimo video haul. Perché la stavo proprio aspettando, sto parlando di lei, l'ultima in casa Urban Decay, ultima a casa mia, vabbè, credo sia anche in casa loro, la Naked Ultimate Basic, quella con tutti i colori matte, fatta così, l'avrete sicuramente già vista perché sono usciti tantissimi video. Poi il pennello. Fatta così con questi colori stupendi, io l'ho già utilizzata. Mi è partita anche un'unghia sicuramente qua. L'ho usata giusto 2 volte sicuramente e mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di farvela vedere. Ho tutti i video segnati, quindi non appena la situazione si sistemerà sarò super attiva sul canale. Recuperato anche il pennello che non ho ancora utilizzato, ho usato i miei di pennelli, molto carino. Quindi lo rimettiamo dentro. Questa io l'ho acquistata sul sito ufficiale di Urban Decay, quello italiano. Come al solito ho qualche lamentela da fare su questo sito, ma chi ha acquistato come me potrà solo darmi ragione. La merce arriva imballata abbastanza male, molto libera e vagante sul pacco gigantesco. La palettina è fatta così, non è grandissima, ma il pacco è così, è enorme come una scatola di scarpe. E lei gira così libera, vagante. Avevo veramente paura di aprirla. Per fortuna, insomma, non si è rotto niente, però ecco. Non, questi tipi di imballaggi non mi piacciono. Adesso mi è andata bene, però non è la prima volta che succede. Mi dispiace veramente tantissimo. Spero che, insomma, si migliori. Come altri acquisti vi faccio vedere. Appunto, abbiamo detto che non andiamo in ordine perché non so cosa ho acquistato prima o dopo. Lei è la palette di Too Faced. Questa qua in collaborazione con Nicki. Allora, all'interno della scatola abbiamo questa, non l'ho ancora utilizzata. Contavo di usarla con voi chissà quando. Fatta così, ma già penso l'abbiate vista magari in altri video. Carinissima, non potevo lasciarla lì. Troppo troppo carina. Ho approfittato, questo mese c'era il 20, quindi ne ho approfittato subitissimo, anche perché oddio, il prezzo non me lo ricordo, ve lo lascio giù scritto nell'info box. Se li vale tutti perché, insomma, contiene diversi prodotti. Qui c'è la sua pochettina fatta così.
Non è una pochettina, è una bustina. E dentro c'è l'eyeliner che già solo lui costicchia, fatto così a penna. Nero che io non conosco, quindi sono curiosissima di provarlo. Poi, vabbè, qui abbiamo i vari look proposti. Poi abbiamo il mascara che non apro perché ho già anche l'altra mini size, quindi non voglio aprirlo. Poi ci sono dei glitterini piccolissimi e un primer che credo sia sì, il primer, primer occhi, che non apro, anche lui ce l'ho già, quindi li terrò di scorta. Non vedo l'ora di usarla anche questa, diciamo la mettiamo in lista. Poi è uscito anche Nabla con i suoi prodottini, quindi subito. In realtà sono andata in missione per la mia amica, ma potevo non prenderlo. Il brow pot di Nabla, io ce l'ho nella tonalità Neptune, fatto così, che ho già utilizzato e mi piace tantissimo. Ho preso anche la matita che non avevo acquistato a suo tempo, la Brown Divine, così si chiama, fatta così, anche lei l'ho utilizzata anche oggi e mi piace davvero tanto con il suo pettinino, anche lei ve la farò vedere prestissimo. Quindi poi attendo le novità di Puro Bio in maniera esagerata, so che insomma sono uscite delle cose veramente interessanti. Allora, ho rifatto il colore ai capelli, sono un po' più sul mogano, non so se si riesce a vedere. Ho tolto una bella massa di chioma, un bel gomitolo perché erano veramente tantissimi. Insomma, mi stavano veramente creando pesantezza, quindi ho sfoltito un pochino, anche se non sembra, però. Vabbè, la piccola parentesi. Sempre da Sephora ho acquistato questo prodotto per le cuticole. Io sono in una situazione di disastro totale, non vi faccio vedere, insomma, non ve lo faccio vedere in dettaglio perché mi vergogno tantissimo, ma purtroppo in questo periodo veramente le mie unghie stanno chiedendo pietà, in più non le nutro e non le curo, quindi insomma ho cercato qualcosa per porre rimedio. Il problema è che non sempre mi ricordo di metterlo, però insomma mi sto impegnando, vediamo un pochino, speriamo mi aiuti di Sephora, non so se ve l'ho detto. Poi cosa ho preso? Sempre approfittando del 20, ho fatto una pazzia e mi sono regalata. Ho visto questo abbinamento che mi ha fatto impazzire. Sto parlando di rossetto, matita e smalto di Dior 999, che trovo di un'eleganza veramente top. Questo è lo smalto, un rosso per eccellenza, proprio stupendo. Il suo rossetto della nuova linea, Rouge Dior 999 Matte, questo bellissimo rosso. Non mi ricordo se vi ho fatto la foto, probabilmente no perché ero in condizioni pietose, quindi eccolo qua, stupendo. E ho abbinato come sempre la matita perché devo assolutamente fare il contorno. All'interno c'è anche il temperino, come per tutte le matite di Dior. E la matita è questa con il suo pennellino. Eccola qua. Stupendo, mi piace tantissimo. L'ho usato sabato e sono veramente molto molto contenta di di questo trio, davvero elegante, proprio elegantissimo. Poi cosa ho preso? Anche l'illuminante che bramavo da un bel po', questo di Dior, lui è il Dior Skin Nude Eye Illuminizer 001, questo qua, lo facciamo vedere così.
Stupendo, anche lui. Non so se si riesce a vedere, ho le luci un po' così. Bellissimo, anche lui, mi piace tantissimo. Pulisco un attimino. Poi, cos'altro vi devo far vedere? La palettina di Yves Saint Laurent, che è quella che ho utilizzato per il trucco di oggi. Sono rimasta giorni che non mi truccavo, ma oggi ho detto no, oggi dovevo sbrigare commissioni e poi vedere Steffi, quindi mi sono insomma, sistemata un pochino. Questa è la palettina ed è la dunque, la Contour Palette Scandal Collection, specchiata, via cieco sicuramente, fatta, togliamo i pennellini, fatta così. Ho messo la foto anche su Instagram ed è stupenda. Se vi piace, poi, quando tempo permettendo, vi realizzo anche questo look. Poi cosa vi devo far vedere? Allora, stamattina con Steffi siamo andate in questa. Aspettate che vado a recuperare. Con la palettina mi hanno regalato anche la pochette, troppo troppo carina, che sono 20.000. Però i regali fanno sempre piacere. Allora, ho preso, lei è stata più brava di me, ma i danni li aveva già fatti prima, quindi ho preso la palettina di Dior e ve la faccio vedere con i toni nude. Vi lascio poi tutte le foto giù. Come termina appunto questo video, fatta così, troppo troppo carina. Eccola qua, è saltato fuori il pennellino. È troppo troppo carina, vediamo un po', magari si vede meglio. Davvero deliziosa con appunto le iniziali. Eccola qua. E ho preso anche il rossetto, il 927, ve lo faccio vedere, questo rossetto fatto così, ve lo swatcho, swatcho, molto delicato, ha delle dei riflessi bellissimi, non vedo l'ora di farvelo vedere anche in un video. E ho abbinato anche il gloss che avevo però preso diverso tempo fa. Vediamo se lo trovo in mezzo a tutto questo caos. Dove l'avrò messo? Aspettate un secondino. Eccolo qua, trovato. Questo è il gloss abbinato appunto al rossetto da mettere insieme o separati. Questo colore è stupendo, io ve lo faccio vedere da una parte, così. E anche messo sopra rende il rossetto più brillante. Eccolo qua. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto all'opera perché visto così, insomma, perde un pochino. E poi veramente mi manca tantissimo stare qua appunto, farvi vedere dei look, provare insieme, insomma, darvi le mie opinioni. Mi sono dimenticata questa tinta labbra, ma ve l'ho fatta vedere magari, cioè ve l'ho fatta vedere su Instagram, di MAC, che ho preso in realtà perché mi è stata commissionata da mia cognata, che lei è super esigente in fatto di make-up, soprattutto lei adora avere la situazione sotto controllo in modo che sia tutto waterproof, non deve sbavare niente, comunque deve mangiare, bere e stare tranquilla, quindi mi ha chiesto una tinta labbra e ho pensato appunto di provare questa di MAC che ancora non conoscevo. Questa si chiama Dance With Me, è un rosso bellissimo. Devo dire che si è comportata molto bene come tinta, io ve la faccio vedere qua. Anche se io non impazzisco per le tinte, preferisco più magari un rossetto più confortevole. Il colore è questo qua, bellissimo.
insomma, mangiato e bevuto ed è rimasto lì, quindi penso che, insomma, glielo regalerò perché, insomma, gliel'avevo promesso. E niente, io credo di avervi fatto vedere tutto, spero di non essermi dimenticata niente. E incrociamo le dita, spero di tornare quanto prima a, insomma, a pasticciarmi insieme a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, io sono contentissima di tutto, però ripeto, non vedo l'ora di metterlo in azione. Scrivetemi qua giù se insomma qualche prodotto già lo conoscete e l'avete già provato, se volete qualcosa insomma, che vi fa curiosità, scrivetemi, mi fa sempre piacere, tenetemi sempre. Insomma, insieme a voi mi fa sempre piacere. Io adesso vi lascio. Proseguo le mie commissioni come sempre, non soffermo a niente. Vi mando un bacione, vi abbraccio tutte quante e ci vediamo al prossimo. Ciao! Mi sono dimenticata di farvi vedere i regali di Steffi e quindi preferisco metterli in questo video, ve li faccio vedere al volo e poi ci risalutiamo. È stata carinissima, io non ho Nyx qua, quindi ha pensato bene di farmi provare qualche prodottino. Il rossetto che indosso adesso è questo qua ed è il questo è il numero Bloody Mary, questo qua, che è un colore stupendo, quindi l'ho indossato subitissimo, ve lo faccio vedere anche qua. È stupendo. E poi questo matitone bianco che mi servirà per appunto i miei trucchi, quindi renderli più intensi. Sono curiosissima di provarlo e poi lei è stata fuori quindi mi ha pensato anche lì, carinissima, mi ha preso l'eyeliner di Kat Von D. Io non ho niente di questa grandissima marca, per cui ero curiosissima di provare questo eyeliner che è tra l'altro in edizione limitata firmata da lei, quindi grazie mille Steffi. Un eyeliner stupendo, non vedo l'ora di usarlo. Grazie mille. E niente, quindi aggiungiamo questi all'elenco, così metto tutto a posto e posso comunque appunto utilizzarle. Vi risaluto nuovamente. Alla prossima. Ciao.